In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Giornalista, autrice, conduttrice televisiva e ora anche scrittrice con il suo romanzo d'esordio A te vicino, così dolce. Si presenta in questo modo Serena Bortone agli incontri capitali di Pesaro 2024 davanti a un'allosfera strapiena, pronta ad approfondire e raccontare il suo romanzo. Te vicino così dolce è una storia ispirata a un fatto che è avvenuto durante la mia adolescenza, ovviamente è un romanzo per cui ci sono anche tanti spunti diversi di riflessione, ci sono colpi di scena, c'è una voce adulta che commenta quello che sta accadendo e c'è la vicenda di questo ragazzo Paolo che entra nella vita di due amiche, Serena e Vittoria, amiche per la pelle, come accade in adolescenza quando si cresce insieme e si vivono rapporti simbiotici con le persone che si hanno accanto. È un libro sull'amicizia, sull'amore e anche sugli anni Ottanta che vengono raccontati nel modo migliore che ho potuto fare. Spero che vi piaccia. È una storia che ho sempre portato dentro di me, io ho sempre scritto nella mia vita perché attribuisco alla scrittura un valore terapeutico, cioè quando avevo particolari angosce, dubbi, insicurezze, scrivevo, così le oggettivizzavo, le analizzavo e si raffreddavano. E questa però è una storia che davvero ha cambiato la mia vita, mi ha insegnato a non giudicare, a capire che la verità non esiste. Esistono le sfumature, non ci sono vittime, non ci sono carnefici, la cosa più necessaria è rapportarsi all'altro e cercare di comprenderlo, qualunque cosa abbia da dirti. Parole al miele, quelle spese da Serena Bortone per la città di Pesaro, non soltanto per l'importante riconoscimento ottenuto dalla città con la Capitale Italiana della Cultura 2024, ma anche per Gioachino Rossini, la sua musica ed il suo animo. Io adoro Pesaro, adoro Rossini, sono una melomane, amo la sottile spensieratezza rossiniana che ha sempre un quid inquietudine. Rossini, si sa dalle biografie, io ne ho lette un paio, era un animo molto contemporaneo, anche un po' depresso, come siamo forse anche noi, cioè fasi di up and down rispetto alla vita che non è sempre tutta tranquilla e forse se fosse anche troppo tranquilla ci annoierebbe, quindi viva Rossini, viva Pesaro e viva la scoperta di questo luogo meraviglioso anche per natura, architettura e cultura. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la Capitale Italiana della Cultura 2024,
poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo, troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.